Non si è limitato a vincere, ma ha voluto stravincere Alex Bocchio, che ha trionfato imponendosi in 8 delle 9 prove speciali che componevano il 35esimo rally dei 111 minuti, 19esimo rally del Rubinetto. La gara era valida anche come campionato rally di prima zona Piemonte e Valle d'Aosta ed era valida anche per il campionato, lo speciale trofeo dedicato dalla Renault, e questo spiega anche a questo rally la presenza di piloti svizzeri e francesi. Bocchio, che aveva come sempre al suo fianco Sergio Terrini, il patron del Twister Corse, si è imposto, come dicevamo prima, in 8 delle 9 prove speciali, lasciando agli avversari, nella fattispecie l'ossolano Massimo Margaroli, un successo di tappa, ovvero la prova speciale, la numero 2, quella di San Maurizio d'Opaglio, che è stata peraltro condizionata moltissimo dalla pioggia. Quando sono partiti i primi pioveva dirotto, più che un temporale, per la verità era un vero e proprio nubifragio, mentre quando sono arrivati gli altri piloti e con i numeri alti, poi la strada addirittura si era asciugata. Questo è il quinto successo del pirata, così chiamano, abbiamo capito a questo punto tutti il perché, e Alex Bocchio, quinto successo a 111 minuti. Oltretutto questo è il tris di vittorie quest'anno di Bocchio, che si era già imposto al Rally di Varallo e poi al Valli Ossolano, adesso il 111 minuti. Una gara che invece si è rivelata veramente addirittura stregata per gli avversari più accreditati di Alex Bocchio. Tiziano Borsa, che ha fatto addirittura pochi chilometri in trasferimento da Borgomanero fino ad Armeno, poi la sua macchina ha fatto le bizze, aveva problemi di acceleratore, pensate un po', non ha neanche preso il via alla prima prova speciale, quella del Mottarone. E la vetta cusena tra l'altro è stata fatale anche ad altri piloti, a Silvano Patera, che nel secondo passaggio è andato fuori strada, un incidente di poco conto dal punto di vista della meccanica, però la macchina è rimasta fuori su un cordolo con le due ruote e lui non è più riuscito a rientrare sulla strada, perché è stato costretto al ritiro. Un altro incidente è successo anche nel terzo passaggio, però nella terza prova del Mottarone, a Enrico Riccardi, che è uscito di strada. Anche lui un incidente peraltro di poco conto, però la gente si è calcata nel tentativo anche generoso di aiutarlo a rimettere la macchina in strada, ma creando una situazione oggettivamente di pericolo, per cui, e anche per il grosso pubblico che c'era in giro, a un certo punto gli organizzatori hanno preferito sospendere la corsa. È stata anche la gara però delle sorprese relativamente, dobbiamo dirlo, perché tutti sappiamo quanto sia bravo Davide Caffoni e quanto sia bravo anche Max Minazzi, il suo navigatore, che diventerà papà tra l'altro tra poco. Secondo posto assoluto per loro, conquistato in maniera tra l'altro eccezionale e brillante. Un'altra bella sorpresa, piacevole sorpresa, è stata quella di Daniele Bestetti, il ragazzo di Pogno, che però abita in Ossola, lui si sente anche un pochettino solano, che ha gareggiato con Mattia Nicastri, conquistando alla fine un terzo posto assoluto e lottando peraltro fino all'ultimo momento con Caffoni per la piazza d'onore. Alle loro spalle un altro vercellese, Pinzano, che ha superato di poco, proprio all'ultima prova speciale, il novarese Pizio, che correva con Monica Rubinelli. Al sesto posto Miele, figlio d'arte, perché il papà era un noto motocrossista molto popolare fino a 15 anni fa nelle nostre terre. Lui è seguito poi il borgomanarese Pastore, poi Caletti e Frattini. Ecco, questa è la classifica dei primi al termine di questo rally, un rally altamente spettacolare, che ha avuto un grande successo di pubblico, un grande successo di piloti. E il pubblico davvero anche tanto e tanto numeroso. Al via c'erano 115 piloti, hanno finito una settantina e tanti ritiri, qualcuno per incidente, di norma senza nulla di grave naturalmente, molti anche per ritiri dovuti a cause meccaniche. Tra i ritirati per cause di natura appunto meccanica, letteralmente esploso il motore, anche Max Formaggio, che anche egli al Mottarone era stato autore di una bellissima prestazione fino a quando è rimasto in gara, poi purtroppo ha dovuto dare forfè appunto, perché il motore se n'è andato. Si poteva anche vincere, invece hai voluto stravincere, Alex. Ma sì, anche perché ieri il ritmo non era altissimo, non l'abbiamo voluto tenere alto per ovvi motivi di condizioni meteo, e poi non abbiamo proprio azzeccato al 100% assetto e gomme, anche perché non è che si riusciva molto a capire cosa faceva il tempo.
E invece stamattina, visto che è andato tutto sul bello, abbiamo poi messo giù l'assetto giusto e poi abbiamo fatto una prova, abbiamo provato un assetto diverso, primo giro, secondo, e ci siamo divertiti anche perché poi prove di casa, vicino a casa, abbiamo approfittato, ho detto cioè che ci divertiamo un po', abbiamo tirato un po'. Abbiamo visto anche nell'ultimo speciale che hai tirato parecchio perché è abbassato di 5 secondi il tempo del giro precedente. Sì, anche Aro l'abbiamo abbassata di 4, sì, siamo andati più forte, ma ce la sentivamo, poi volevamo divertirci un po' in discesa, giustamente. Senti, un magico tris quello con la vittoria di oggi? Ma sì, è andata sempre bene, sono contento che Sergio abbia vinto a casa, sia per lui che per il team, perché comunque è la gara di casa per loro. E anche per me, perché comunque mi sento anch'io di casa e quindi sia tutto il team Twister, che sia il patron, che la moglie, la Stefania, sono contento per loro, sono contento, spero che di continuare, vediamo, adesso c'è Maggiora, sarà una bella festa, vediamo. Maggiora sarà soprattutto una festa. Sergio, una vittoria in casa, se non vado errato, la tua prima vittoria in casa. Sì, in casa, come hai detto te, è proprio la mia prima vittoria. È andato tutto bene, anche qua all'ultimo giro abbiamo detto ma no, facciamo una cosa giusta. Poi quando arrivi, vedi la gente, inizia a salutarti e tutto, perché veramente di gente sulle prove oggi ce n'è veramente stata. Nonostante questa bellissima giornata e vicino al lago di gente c'era, ti incita ad andare, cosa fai? E allora gli rispondi e niente, eccoci qua. Bellissimo, l'Ale è sempre un grande, veramente. A chi dedicate questa vittoria? Dedichiamo questa vittoria a una persona che siamo andati ieri a trovare, ma non c'è più di poco. Allora, eccoci qua, il primo bacio è stato della tua bambina. No, è una cuginetta con la zia, sì, nonché figlioccia. Ho capito che c'era un affetto con questa bimba. Ora, una bellissima gara la tua, davvero esaltante, insomma, forse più di così non si poteva fare oggi. Sì, guarda, non me l'aspettavo perché visto l'elenco partenti c'erano diverse macchine superiori, quindi io speravo nei 5 e poi man mano che andavamo avanti il risultato si vedeva sempre di più e ci abbiamo creduto un attimino e così ce l'abbiamo fatta. L'anno scorso un terzo, quest'anno un secondo, l'anno prossimo magari. C'è ancora un gradino da salire, non è che ci vuole molto. Ci vuole. Senti, e magari qualche piccolo rimpianto per non aver vinto una prova speciale? Ma no, quello no, giustamente il tempo era quello che era ieri sera, quindi eravamo quasi convinti di aver vinto lo spettacolo dopo essere asciugata la strada, quindi c'è tanta gente cioè in gamba dietro, quindi macchine più piccole, più leggere, è giusto che facciano anche loro la loro parte, via. Senti, l'idea di cambiare macchina con una Super 1600, una Super 2000? L'idea ci potrebbe anche essere, è il tempo che manca. Il tempo è denaro, il denaro che è tempo stavolta. Su queste prove speciali come ti sei trovato in generale? Ma quello benissimo, veramente complimenti all'organizzazione perché delle belle prove hanno scelto, cioè comunque sono riusciti a mettere diciamo un motarone veloce, una boleto impegnativa per tutto quello che riguarda lo sporco, i tornanti che sono bellissimi in discesa. E poi comunque vabbè, dipende un po' uno all'altro, chi preferisce il veloce, chi preferisce il vento, alla fine fanno contento tutti, comunque a me sono piaciute tutto, soprattutto lo spettacolo che insomma è anche bello in mezzo a tanta gente dare spettacolo. Possiamo dire che il pubblico è stato anche l'altro protagonista di questo rally, tanto è vero che la prova del Mottarone, la terza prova è stata sospesa ad un certo punto per un eccesso di pubblico che è anche un po' in mezzo alla strada. Forse siamo tornati indietro anche un po' con i tempi, quando si correva di notte, forse è anche più bello da vedere i giovani, magari star fuori fino a tardi, vedere le macchine. Sono passato anch'io, quindi so cosa vuol dire, effettivamente è bello. È bello, bello. Bellissimo, il terzo posto, il vostro che davvero ho conquistato con le unghie e con i denti. Avete pensato anche in qualche momento magari di riuscire a impensierire anche Cafoni? Stamattina sinceramente me l'ho detto, proviamoci, che Arla era più abbastanza adatta alla nostra macchina. Però su Boleto sapevamo che eravamo penalizzati. Siamo partiti con un assetto troppo morbido e abbiamo stropicciato le gomme rovinate e ci ha dato ancora lui un secondo e mezzo. Al secondo giro sulle prove gli abbiamo dato noi, abbiamo indurito l'assetto, ma ormai i giochi erano fatti.
Questo Super 2000 come si guida? Adesso ti sei trovato a tuo agio rispetto anche alle altre prove? Sì, si guida, innanzitutto bisogna guidarlo molto pulito, è molto professionale, frena tanto, bisogna proprio farci la mano, per andare proprio bene bisogna starci su tanto, però io adesso alla fine iniziavo a prenderci bene la mano e anche a divertirsi, a dire cioè, sto facendo qualcosa che non viene da solo, che dico che ci metto del mio. È che lui sull'acqua è veramente forte, l'ha dimostrato al Vaglio Solane, lo sappiamo tutti. E ieri il motorone era abbastanza umido e scivoloso e lui ha dato il meglio, infatti Bocchio ci ha dato poco, nonostante lui corre da un sacco di tempo sulla macchina. Quindi molto bene. Per me è stata una bella soddisfazione vincere la prova, siamo stati contenti, cioè come hai detto te le condizioni non erano facili e dai, non abbiamo fatto rimpiangere mio fratello. Beh, ma insomma, sei bravo, non hai bisogno di far rimpiangere assolutamente nessuno, comunque è una bellissima gara la vostra. Sì, come al solito la sfortuna si accanisce contro di noi, perché infatti abbiamo rotto l'alternatore, ci siamo fermati, però fino a che eravamo in gara la gara è stata bella. Ci siamo difesi, ci siamo divertiti e soddisfatti. Stiamo già pensando all'edizione numero 36, tenendo conto dei suggerimenti che ci sono arrivati da varie parti e sicuramente lo faremo ancora, speriamo, ancora più bello di quest'anno.